Hola pezzini e benvenuti ad una nuova puntata di Domande poco regolari di As 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 As. Domande poco regolari di As. Dani, cosa fai durante la giornata a parte il non fare un cazzo dalla mattina alla sera? Come cazzo ti permetti, scusa? Dani, su Dance Smash c'è il doppiaggio di Belen di Oh mio Dio, mi cade la spallina! Ti prego, lo fai! Cazzo, fallo, porco diavolo cane! Oddio, fermi tutti! Mi cade una spallina! Ho sentito che hai il dildo a casa e ho visto che ce l'hai lungo. Me lo presti? E quanto ce l'hai lungo il stato anale? Allora, intanto sono domande assolutamente personali, quindi non ti risponderò. Scusami, come si fa a chiedere alle persone quanto l'hanno lungo il stato anale? Non mi sembra proprio il caso. Poi, non ti presto il dildo perché sicuramente me lo restituirei pieno di merda, quindi... La mia passione è scorreggiare sulla cappella. Ah, scusa, ma sei americano, aspetta, ti traduco. My passion is farting on the glande. Beh, tutti i ragazzi che hai avuto devono averlo profumatissimo. Uè, uè, hai mai cacato al cimitero? Ma io lo faccio di lavoro. Forse voi non sapete che esiste il lavoro cacare al cimitero. Quando, allora, soprattutto nel cimitero qui a Genova di Staglieno, ci sono molte statue, molte sculture assolutamente bellissime. E quando sono troppo nuove per darle quel tocco di un po' antico, un po' vissuto, chiamano me e io ci cado sopra. E la missione è fatta. Di quanto crescerebbe il tuo pene se Stefanie ti infilasse un dito nel culo? E di quanto crescerebbe il dito di Stefanie nel tuo culo? Allora, intanto il dito della Stefanie non crescerebbe affatto, anzi, si polverizzerebbe perché tirerei tante di quelle scorie che poverino lo brucerei, insomma. E il mio pene, non lo so, dovremmo provare, così quasi, ora chiamano Stefanie, glielo chiedo. Gireresti un film horror nel quale i 3-3 ti seviziano con un punteruolo? Ma magari, cioè sarebbe la ribalta dei 3-3 che oramai poverini non si vedono più da decenni e decenni e io farei una cosa che mi piace assolutamente fare. Ti piacerebbe farti scorreggiare in faccia da Umberto Smaila mentre Franco Pini e Ninì Salerno guardano e si masturbano furiosamente fino a quando i due vengono e appare all'improvviso Jerry Calà che dice doppia libidine? Sedatelo. Ti piace essere definito troietta da culo? Ma chi non piace essere definito troietta da culo, bel mio puttanone frigido? Hai la faccia a forma di dildo, non ti dona, soprattutto perché la Stefanie potrebbe scambiarti per un fallo e potrebbe usarti. Comunque, ciao! Ciao! Ti seguo su YouTube e mi sei molto simpatico, però perché non ammetti di essere gay? Lo ha detto anche la Stefanie nel suo primo Do You Wanna Fa. Comunque, sei sempre grande. Oh, vabbè, allora se ti sto simpatico, niente, grazie, grazie, non sei mica regola. Ti faresti mai lo sbiancamento anale da De Carli? Ciao Dani, te sei ama! Ma io ogni settimana mi faccio lo sbiancamento anale. Per me è assolutamente fondamentale, insomma, è una questione estetica, scusa. Puntino, underscore, puntino, 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 underscore, 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 punto esclamativo, puntino, underscore, puntino, 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 underscore, puntino, underscore, puntino, puntino, underscore, puntino, 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 underscore, puntino, 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 underscore, 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 puntino, underscore, 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 puntino, 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 underscore, puntino, puntino, underscore, puntino, underscore, puntino, 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 underscore, puntino, puntino, punto esclamativo. Ti prego, dimmi che cosa ti fumi, perché assolutamente ti fa vedere delle cose geniali, eh. Devi farti vedere più nudo. Posta ora due tue foto. Una che mostri te con il culo nudo e un'altra che mostri te con i capezzoli senza maglietta. Oh! Devi farlo, tutto in HD. Senti, l'unico contentino che posso darti adesso è questo, va bene? Mi seguo quando guardo i tuoi video. Mi dispiace se quella volta ti ho sporcato i boxer, anche se non mi sembravi dispiaciuto. Ecco perché sei gay, ed ecco perché non scopi assolutamente mai. Dani, la Stefi mi ha detto che è una FIFA dipinta in camera, ma è vero. Cosa? Ciao Dani, ti seguo sempre, ma come hai conosciuto la Stefi? Ma se mi segui sempre, come cazzo fai a farmi sta domanda? La carne umana, se cotta, è commestibile, sai? Oh, beh, ti ringrazio per questa dritta e spero di non incrociarti mai, insomma. Mangio feci appena sfornate, di dove sei? No, mi dispiace, l'ho fatto già un'oretta fa, quindi non sono appena sfornate, mi dispiace, appena le faccio ti do l'indirizzo, eh. Quanto lo è lungo? Più lungo o più spesso? Allora, sarò sincero, oscilliamo tra più o meno gli 0 cm e i 14 cm e di diametro uguale, sì, più o meno siamo intorno tra i 2 cm e anche lì 14 cm, insomma, spero di avervi dato un'idea ben precisa, ecco. Ti saltellerei sul cazzo dalla sera alla mattina, ce la faresti? Ma più che altro penso che mi sfracelleresti la cappella, quindi ti dico di no. Quando caghi, guardi il tuo capolavoro? Io sempre. No, io non ce la faccio perché puzza talmente tanto che mi bruciano gli occhi. No, non ce la faccio. Ti rattrista il fatto che ogni volta che caghi un pezzo di te se ne va la merda? Intanto grazie per la puntualizzazione, tra parentesi, perché assolutamente non l'avevo capita. E vista sotto questi termini, effettivamente mi dispiace tanto. Penso che diventerò ostitico fino a morire di troppa merda nel corpo. Dani, ma tu hai un acidume nel culo che non ci possiamo credere.
mi dispiace che voi non ci crediate, ma io e il mio acido umanale stiamo benissimo così, anche se voi non ci credete. Come le fai a scorreggere? Con il buco del culo. Il vento che soffia forte sono anime perdute rimaste bloccate in questo tempo. Quelli che pensi siano angeli custodi sono entità maligne che aspettano il capolinea della strada principale all'esistenza. Puoi stare in compagnia quanto vuoi, ma nel punto di morte sei solo, senza nessun dio che ti può salvare. L'ottimismo, il profumo della vita! Madonna. Schiavo remissivo, sbratto feci in faccia. No, se sei schiavo vuol dire che devi sbratti tu in faccia, allora no, preferirei che qualcuno le sbrattasse a me in faccia, ecco. Vorrei essere inserita nel video delle domande strane di Ask, ma forse preferirei che ti inserissi tu dentro di me. What the fuck? Smetti di seguire. Ok. Bene, anche per questa puntata sono finite le domande più assurde del globo universale di Ask. E fatemene altre, io come vedete oramai rispondo solo a quelle più o meno serie, diciamo. Alle altre non rispondo, risponderò tramite video, ma comunque devo fare una scrematura perché ne ricevo qualcosa come 100 e passa al giorno. E certo non posso dirle tutte nei video, non finirei assolutamente più. Quindi, voi fatene altre, cercate di, come dire, aprire la mente e diventare più fantasiosi, più, perché ho visto che molte si ripetono, quindi cercate di essere originali, vediamo un po', una sfida fra di noi, se sarete originali io vi metterò sicuramente in questo video qui. E basta, ci vediamo alla prossima puntata delle domande poco regolari di Ask, ma ciao!